Buon pomeriggio amici di Rai 1. Sta per arrivare su questo sgabello vuoto quello che avete già visto, cioè Don Luciano, il parroco del circo. Facciamolo entrare. Questa è la storia di un sacerdote decisamente simpatico. Con la vita che facciamo, così itinerante, è difficile frequentare una chiesa o poterci andare. Lui ci porta la chiesa da noi. Questa è la storia di Don Luciano, che come parrocchia ha tutti i circhi e giostre d'Italia. I circhi in Italia sono 130, e allora domandatelo a mio contachilometri per sapere come si fa a stare dietro al circo. Bisogna viaggiare. Don Luciano sulla pista celebra la messa e nel tempo libero fa altro. Il segreto del clown è quello di divertirsi lui per far divertire gli altri. Se il clown non si diverte per conto suo, gli altri non si divertono. E io, devo dire la verità, mi diverto assai. La storia di un sacerdote serissimo. Tranne quando è in scena. E allora, buon pomeriggio anche a Don Luciano Cantini, però prima di tutto lasciatemi dire una cosa, perché insomma tutti i siti internet, almeno adesso, domani tutti i giornali stanno parlando in qualche modo di noi. Allora, avremmo dovuto avere in questo momento ospite Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio Bachelet, per commemorare, per onorare la figura di questo vicepresidente del CSM, presidente dell'Azione Cattolica, docente universitario, ucciso 30 anni fa appunto dalle Brigate Rosse di Vittorio Bachelet. Per un regolamento della Commissione di Vigilanza della RAI non ci è possibile questo pomeriggio ospitare Vittorio Bachelet, perché Giovanni Bachelet è un parlamentare e questo regolamento, come dire, prepara la RAI verso le prossime elezioni regionali alle quali Giovanni Bachelet non è candidato. Rispettiamo questa decisione, come ovvio, la rispettiamo, altri commenti non ne faccio, però dico lasciate che a sua immagine celebri, almeno con un applauso, come avrebbe voluto fare un grande italiano come è stato Vittorio Bachelet. E in un paese che dimentica i suoi protagonisti, che non conosce la sua storia e soprattutto spesso dimentica il senso dello Stato, ricordare un grande uomo delle istituzioni sarebbe ed è un valore che non dimentichiamo. Detto questo, buon pomeriggio a Don Luciano Cantini, 61 anni, il parroco dei circhi l'abbiamo chiamato. Potrei dire nato a Livorno, sì, ma non posso dire viene da Livorno, perché avendo come parrocchia tutti i circhi, le giostre d'Italia, qual è la tua città? Ah, non ho ancora capito, perché certamente Livorno è quella che mi ha cresciuto, dove c'è il mio cuore, ma l'ufficio è a Roma, ma il mio contachilometri mi dice che sto viaggiando moltissimo in su e in giù per l'Italia. L'altro giorno ero a Napoli, ecco, poi a Firenze, così si gira per incontrare queste persone splendide. Allora, vi racconteremo la storia di Don Luciano, ma capiremo anche il grande cuore della Chiesa, perché non dimentica nessuno e appunto ha pensato in modo speciale proprio a chi fa la vita del circense e del giostraio. Cominciamo con la regia di Maria Amata Calò a vedere Don Luciano, che è sì parroco ma è anche clown. Guardate. Sapete qual è il momento più imbarazzante? Quando vado a comprare il fondotinta. C'è stata una volta, guardando gli ombrelli che la gente aveva dimenticato in chiesa, ho detto però ci potrei fare qualcosa. Allora, andando a prendere un po' alcune idee che nel circo ci sono da sempre, e le ho riutilizzate invece che con i giubbotti, con i cappelli, con gli ombrelli.
la prima domanda è: ma come... com'è stato che sei diventato per qualche periodo in amicizia con i circensi un clown? Io so che tutto comincia in un giorno, in una sera, in cui eri al circo. Ero al circo non propriamente, ma in una famiglia di circo che stava vivendo un periodo triste perché non c'erano guadagni e non aveva montato il tendone come il solito, aveva montato solo le gradinate e faceva entrare le persone gratuitamente passando poi col cappello. Era un tentativo di vedere di recuperare le cose. E avevano un numero che era un'estrazione finta di un dente, doveva uscire un operaio con la testa fasciata. In quel momento ho fatto invertire la situazione, ho tirato di fuori in tasca un fazzoletto, l'ho messo alla guancia, ho cominciato a urlare come un forsennato. Che era in pista mi ha detto: ah, ma qui c'è una persona col mal di denti, e così mi hanno trascinato dentro quello la che pista. State vedendo, quelle che state vedendo sono le scarpe da clown di Don Luciano. Ma Don Luciano, tu conosci tutti i circhi d'Italia? Beh, magari, non li conosco tutti, perché sono tantissimi, sono 130, si sta parlando di una parrocchia di 80.000 persone, quindi è difficile conoscere tutti, la maggior parte sì. E come sei stato accolto? Ma l'accoglienza, o come vieni accolto? L'accoglienza del circo è sempre un'accoglienza bella, perché il circo di mestiere è accoglie i suoi avventori, accoglie il pubblico, quindi è accogliente. Il problema è passare da quella fase di accoglienza formale che è di tutti a entrare dentro una comunione di vita con queste persone. Cioè diventare un compagno di strada, diciamo. Sì, così. Perché noi abbiamo... Come deve fare un sacerdote. Sì, l'idea che noi abbiamo, guardando la gente del circo, è che in fondo sono italiani come noi. Vestono come noi, mangiano gli spaghetti come noi, ma hanno una mentalità totalmente differente. Pensiamo che non hanno riferimenti logistici di luogo. Noi abbiamo il bar del paese, il campanile della chiesa, l'edicola vicino a casa. Loro ogni settimana cambiano posto, ogni 10 giorni, quindi hanno soltanto le cose che si possono portare dietro, certo. Non hanno certo l'armadio a sé ante, no? E quindi tutto questo influisce sulla mentalità, sì. Ed entrare dentro questa mentalità è quello che conta. Ecco, uno dice: beh, il circo è bellissimo, e io sono il primo che lo dice perché amo tantissimo il mondo dei circhi, delle giostre, un mondo straordinario, ricco di umanità, però frequentarlo come fa Don Luciano, cioè andando un po' dietro le quinte, è bello sì, ma è anche un po' pericoloso, è anche un po' pericoloso. Un giorno Don Luciano stava per esempio prendendo il caffè. Sì, era il caffè nella carovana di un amico che fa di mestiere il fachiro, usiamo questo termine, con i serpenti, coccodrilli, eccetera. Tu eri tranquillamente seduto in casa sulla poltrona, sua, quando a un certo punto da sotto il cuscino esce un pitone che striscia così piano piano e si accoccola, fa la ruota sulle gambe dell'addestratore. Questo la dice lunga sull'affetto che hanno gli animali nei confronti dei circensi, i circensi nei confronti degli animali. Si pensa che un serpente non possa avere sentimenti e riconoscere un personaggio. Puoi guardare anche da questa parte, da quella telecamera lì eventualmente, no, perché ti vedevo un po' spostato, eri un po' in ombra. Tu dici quindi che loro amano moltissimo gli animali. Certissimo, è il loro lavoro, è la loro passione, sono cresciuti insieme con gli animali. Posto questo, lasciami dire, trovarsi un serpente mentre si beve il caffè non è esattamente come l'esperienza che uno sogna la notte, diciamo. Anzi. Ho fatto anche un battesimo all'interno della gabbia con le tigri, insomma, tra poco, non è questo un battesimo problema. Nella gabbia delle tigri, con senza, le tigri lì. Senza tigri. No, con le tigri. Con le tigri? Certo. Battesimo di un bambino. Di un bambino, certo. Ne parliamo tra poco con Maria Amata Calò. Siamo andati a seguire Don Luciano entrare nel circo, in questo caso il Circo Medrano, e vedete un po' come veramente è uno di casa, com'è con il parroco del quartiere. Guardate.